Ciao! Allora, ecco un altro video in collaborazione con Ricotta Zuccherata e Sole Luna Graphic. Ciao! Per questa collaborazione penso sia giusto avere un'aria più intellettuale, quindi con gli occhialini. Allora, questa volta non parlerò dei prodotti traditori, ma parlerò di quel prodotto che ci ha stupito, che mi ha stupito veramente tanto per le sue proprietà benefiche, ma che costa veramente molto poco. E che io utilizzo veramente tantissimo ed è praticamente l'amido di riso. Allora, qualche volta ve l'ho già fatto vedere in qualche mio video, ma sempre comunque di sfuggita, magari l'ho utilizzato così, ma non vi ho mai spiegato tutti i benefici di questa splendida polvere bianca. Allora, prima di tutto vi dico che l'amido di riso si può trovare in farmacia, nei supermercati, per esempio, so che all'Auchan si trova l'amido di riso anche in confezioni magari formato convenienza, diciamo molto molto grandi. Allora, l'amido di riso ha delle proprietà antinfiammatorie e lenitive, adatte comunque per le pelli più sensibili. Allora, si può aggiungere un cucchiaino di amido di riso nella vaschetta da bagno dei vostri bimbi o personale, e ha un effetto molto rinfrescante. Come già vi ho detto, può essere utilizzato anche come cipria, così pura, bianca, oppure può essere anche, si può anche creare una cipria colorata, per esempio con i coloranti ad uso alimentare. Vi volevo fare la ricettina su come fare comunque le ciprie colorate, perché comunque ci possono essere di tanti colori, per esempio verde per i rossori. Ci sono vari tipi di colori a seconda comunque del vostro tipo di pelle, solo che non sono mai riuscita a trovare, vi sembrerà strano, i coloranti alimentari per poter fare le cipie. Però appena ve li troverò, vi posterò la ricettina. Può essere utilizzato al posto del borotalco, per esempio spolverizzarla sul corpo per assorbire il sudore senza comunque ostruire i pori. È una ricettina carina da fare, è praticamente mettere l'amido di riso in un barattolino insieme a due bastoncini di vaniglia che si trovano tranquillamente al supermercato, in salumeria, e far restare i bastoncini di vaniglia nell'amido per tipo 2 settimane. E quindi l'amido prenderà questo dolce profumo di vaniglia. E voi la potete utilizzare appunto come talco per il corpo. Può essere utilizzato anche mischiato insieme allo shampoo per avere uno shampoo eco che comunque diciamo che è molto delicato sulla cute. Poi può essere fatta una pappetta con acqua e amido, latte, amido, insomma può essere mischiato per creare varie maschere, sia per il viso, per esempio insieme all'argilla, ed è comunque rinfrescante, lenitiva, opacizzante, ma può essere per esempio dopo che avete fatto la ceretta, potete creare questa pappetta con acqua e amido e metterla sulle gambe, sulla parte comunque di dolorante post ceretta. Metterla come una maschera e vedrete che comunque dopo quando la risciacquate tutto il rossore è sparito. Oppure può essere appunto utilizzata, come ho detto, per una maschera per il viso o come detergente per il viso insieme al latte. Sciacquarla, massaggiarla sul viso e sciacquarla. Insomma, è adatta alle pelli più sensibili, delicate, quindi è ottima. E quindi diciamo, penso che sia un prodotto veramente che non può mancare in casa. Se siete abituate a farvi tutte queste ricettine da sole, penso sia davvero molto molto efficace. Se avete qualche altra, per esempio, mi volete consigliare voi a me qualche altro modo per usare l'amido di riso, ne sono veramente contenta, ci scambiamo informazioni. E spero di esservi stata utile. Saluto le mie socie. Ciao. E vi saluto tutte. Ciao.